Guardami, ti prego. Ho subito pugni sul viso e nei denti. Schiaffi, calci, bastonate, frustate, tirate di capelli e di barba. Sputi, colpi in testa, spintoni, dolorose spine conficcate nel mio capo. E lunghi chiodi mi hanno forato e squarciato mani e piedi. Mi hanno persino slogato le ossa, tirando a loro piacimento. Un dolore immenso, impossibile da descrivere. Quello che ho subito non lo puoi immaginare, né posso raccontartelo. Quante umiliazioni, quante bestemmie, quante brutte parole, tra le più indicibili, ho dovuto ascoltare. Per un uomo poi essere spogliato in pubblico di fronte ai propri cari è talmente umiliante che per poterlo capire bisogna solo provarlo. È come se ti trovassi su un palcoscenico di fronte a una folla enorme ed essere costretto a spogliarti fra le risate di scherno di una grande folla mentre osservi il dolore di tua madre e l'imbarazzo dei tuoi amici. Io, il creatore, ho dovuto ridurmi a tal punto per te. E poi quella lancia che mi trapassa il costato e tutto il mio sangue versato sino all'ultima goccia. Tutto questo solo per amore tuo, per salvarti da una morte eterna. Sì, lo so, sono consapevole che non puoi comprenderlo totalmente. Ma non manca molto al nostro incontro. Ed allora comprenderai ogni cosa, soprattutto cosa significa «Io l'ho fatto per la vostra salvezza». Sai salvezza da che cosa? Riesci a comprenderlo? Dalla perdita per sempre di potermi vedere. Non potresti vivere con me nella luce beatifica del paradiso, nella gioia senza fine, ma vivresti eternamente nel buio più totale, immerso tra le fiamme inestinguibili e luoghi nauseabondi, lontano per sempre dai tuoi cari, senza poterli mai più rivedere. Ma soprattutto saresti lontano dal mio amore. Un tormento continuo ed eterno. Ebbene, i santi hanno capito tutto questo e hanno ordinato la loro vita nel bene e nell'amore e nella purità dei sensi. Io vi ho amato di un amore immenso, ed è per questo motivo che ho dato la mia vita per l'intera umanità, quindi anche per te, perché la perdita dell'anima è una cosa straziante e irreversibile. Beati coloro che lo comprendono e vivono la loro vita nel santo timor di Dio, e si preparano ad incontrarmi con le mani piene di opere di carità fraterna, con le mani e il cuore colmi d'amore. Lascia i tuoi affetti malsani. Ora, non domani, ora, lasciale adesso. Lascia le tue torbide inclinazioni affettive. Allontana la bestia che vive in te. Non fare più entrare il demonio nella tua vita. Quella bestia vuole rubarti l'anima. E per entrarne in possesso, non manca ogni momento di portarti davanti ogni occasione allettante. Lui ti fa vedere occasioni che se non allontani definitivamente ti porteranno là dove è pianto e stridore di denti. Pensaci, perché finché vivi puoi rimediare, ma se tardi ancora. Guarda che non manca molto. Perché pochi anni della vostra vita sono un soffio per me. La vita non è altro che un alito di vento, breve come un clic di un interruttore. È tutto così veloce e quasi sempre imprevedibile. Non aspettare domani. Lascia il male adesso. Abbraccia la mia volontà ora. Lasciati abbracciare dal mio amore. Perché il mio amore è per sempre.
Guardami, guardami, figlio mio. Non staccare i tuoi occhi dai miei. Non staccare il tuo cuore dal mio. Io ti tengo stretto nelle mie mani. Il Signore tocchi i vostri cuori e vi doni la pace. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.